capitare, dai. Doveva essere un pochettino un po' più furbi, forse, però ci può stare. È capitato, ecco, di vincerla alla fine, è capitato oggi di pareggiarla. Forse per come si era messa la partita e per come l'avevamo giocata, forse la vittoria era il risultato più giusto. Purtroppo gli episodi cambiano le partite. In questo caso sono andati male a noi. L'espulsione, sicuramente dobbiamo essere un po' più attenti in questo. Il rigore, solo chi non lo tira lo sbaglia, quindi ci vuole tranquillità, serenità. Ripeto, era una partita dove, come avevo detto anche in precedenza, dovevamo portare qualcosa a casa. Forse c'è rammarico dei tre punti, perché alla fine, però, ecco, l'importante è aver dato continuità ai nostri risultati. Siamo stati ingenui noi, anche perché purtroppo bisogna stare attenti sempre. Quando stavamo giocando, avevamo un equilibrio di squadra e quello ha fatto sì che si complicasse tutto. E questo non deve succedere, quindi dobbiamo dare più una colpa a noi stessi che non agli altri. Quindi andiamo avanti, sappiamo che tramite il lavoro possiamo migliorarci, ma dobbiamo, ecco, lavorare anche a livello di testa, ecco, nel capire un po' le situazioni che avvengono durante una partita, perché è un peccato se no. Dico, a me personalmente fa piacere, perché comunque è una partita, uno scontro così, è giusto che sia i loro tifosi che i nostri vengano a vedere questa partita. Però non vorrei adesso pensare alla San Benedettese, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Non è che il campionato finisce oggi o finirà con la San Benedettese. Sarà sicuramente una bella partita, ma io mi preoccuperei in questo momento del Riccione, che credo che sia una squadra attrezzatissima, che era partita per vincere questo campionato, e quindi troveremo grandissime difficoltà.